Ciao a tutti ragazzi, bentornati alla mia squadra di Strabman. Zambo! E oggi siamo su un video serio, tra virgolette, Pensa come te, che pensate, non è roba, poco, ne che facciamo roba. uno in effetti. Oggi vorremmo parlarvi della situazione che sta accadendo su YouTube, ovvero YouTube! molti di voi, molti youtuber sicuramente, hanno notato che arrivo, ce la posso Con fare, questo è il calma, no, discorso. noi siamo Noi qua. siamo qua, esatto. Dicevo, molti di voi si saranno accorti che molte visualizzazioni di molti youtuber, scusate la ripetizione Comprese le continua, nostre. compreso anche le nostre, sono calate drasticamente. Infine, Perché Trombon? al che io mi chiesi qualche settimana fa, quando appunto si è verificato il fatto, ma cosa è successo da un giorno all'altro? Perché? Perché Poi vado a vedere e dico, siamo ma bruttissimi. sarò io? Non saremo noi? Cioè, così No, schifo, no, guardate. dopo Vado a il tuo vedere, strip non c'è niente per nessuno. Continua vado a così. vedere giustamente gli altri YouTubers che conosco, che seguo. Stessa Stesso cosa, discorso. idem. Non dico che ne abbiano perso una valanga, però comunque un bel po' sono state andate perse. E dico, ma perché? Mi vado a documentare e vedo che effettivamente YouTube ha fatto un altro dei suoi soliti inutili aggiornamenti. Grande, Complimenti YouTube! Quindi grande, ora vi ti voglio spiegare il stimiamo. perché Love. di questo calo netto di visualizzazioni nostre e di tanti altri YouTubers, ed è il perché voi o molti di voi non riuscite più a vedere in home page i video dei canali a cui siete iscritti. E niente, questo perché YouTube con questo aggiornamento ha introdotto una nuova funzione. Se voi caricate video e andate sulla funzione Analytics di YouTube, troverete una nuova funzione sopra o sotto, mi sembra lì L'ho da qualche trovate, parte. Lo l'ho trovate, si trovate. chiama funzione Community, c'è anche scritto New proprio, fierissimo, l'ho messo lì, New. Community. Community, cos'è questa funzione? Questa funzione permette, che l'idea di base è anche buona, permette di vedere la tua fidelizzazione con il pubblico, ovvero permette di vedere tra tutti i tuoi iscritti, c'è proprio la classifica, quali sono i più Tu attivi. sei il più C'è il figo! primo, secondo, il terzo, proprio fino al 30, nel nostro caso fino a giù a 30.000. Fanno vedere quali sono i più attivi nel senso di commenti, mi piace, visualizzazioni, soprattutto commenti mi L'insieme piace, comunque. l'insieme, c'è una barra praticamente, una barra di cose di caricamento, che più siete fidelizzati con noi, più è grande. Ma questa è un'idea buona, volevo dire, magari lo youtuber va a vedere chi lo Era, segue di sarebbe più, stata è una un'idea cosa carina, buona. Perché ma qui adesso ci sta la stronzata, che YouTube deve fare la sua ovviamente dico, stronzata. ah, che Tra bella idea, l'altro, dobbiamo mettergli una cagata in non mezzo, giova neanche no? a YouTube, perché YouTube vive con gli youtuber. Se tu Riducemi, riduci le infatti, visualizzazioni agli youtuber, dimmi che, dove vabbè. si va? Detto questo, questo rapporto di fidelizzazione, in base a quanto è alto, vi fa apparire i video dei vostri canali a cui siete iscritti nella home page. Quindi, se tu, ad esempio, utente medio, mi segui e magari non metti sempre mi Ogni piace tanto guardi o un non nostro commenti, perché io video. stesso quando guardo dei video di altri YouTubers non metto sempre mi piace o magari non poi non commento Io quasi non ho mai. mai Perché io guardo, seguo, pochissime perché mi piace volte. guardare, anche se mi piace tantissimo, però magari non mi piace commentare, non mi piace mettere mi piace. O meglio, mi piace lo lascio, ma il commento di solito no. E quindi guardo e basta. Molti utenti medi che magari ti seguono non lasciano il commento o non lasciano il mi piace, semplicemente guardano, lasciano la loro visualizzazione e si divertono comunque così. E ci sta, cioè è una cosa normalissima. Se tu fai così, però, cosa hai pensato di fare YouTube? Siccome praticamente non sei coinvolto, fra virgolette, che non è vero, secondo però YouTube a livello statistico non sei coinvolto con il tuo YouTuber È una cosa preferito, ti malsana. elimina lo YouTuber dalla Non home lo vedi page, più. non lo vedi più, non Non ti lo arrivano più vedi le più. notifiche, non lo Puoi vedi più. pregare, ma Quindi non lo l'unico vedi. modo per essere sicuri che i nostri video e quelli degli youtuber che seguite appaiano nella vostra home page, nelle vostre E iscrizioni, mettere i è pollicioni nei mettere pollicione in commenti. su, commentare, visualizzare sempre, perché altrimenti YouTube andrà a calare il vostro rapporto di intesa, di fidelizzazione con i loro youtuber e vi eliminerà i È suoi una video roba dalla home page. È una assurda. cosa vergognosa. Tra l'altro, cioè, è una cosa davvero vergognosa perché calano le visualizzazioni a tutti noi. Che molti di voi magari ci seguivano a modo loro e adesso non ci dicono, ma che fine ha fatto? Magari è ovvio, uno Non fa più va a video. cercare anche il Trombon, canale, che no? cosa ha Va a cercare anche fatto? il canale. Però magari non ti viene l'input, dico, ma avrà smesso di caricare. E quindi magari ci rimangono anche male. Oltre a tutto questo, cali anche, che comunque non è una cosa da poco, cali anche l'entrata dei profitti, dei guadagni, Infatti, perché meno visualizzazioni vuol dire meno guadagni. Io non anche guardo solo i da parte di guadagni. YouTube, non Io non guardo solo i guadagni, assolutamente. ovviamente, però è ovvio che comunque il guadagno a fine mese non è che mi dispiace. Se tu mi cali le visualizzazioni, mi cali anche il guadagno, mi cali il mio pane, quindi, perché comunque la pubblicità è tutto, è il pane Non dello solo, youtuber, ed anche voi è siete, anche quello è il voi, cioè discorso, la voi, riduzione. è la riduzione vostra, è la riduzione dei click, è la riduzione delle visualizzazioni, è la riduzione quindi del profitto che io, tra l'altro,
lavoro ci tengo a ricevere per migliorare la qualità dei video e per prendere nuovi strumenti, nuove cose. Anche per comprare videogiochi. Certo, anche per comprare videogiochi o magari anche, non so, per farmi sabato sera fuori, cioè voglio dire. È una cosa comunque che mi sta su. E per perché beccarvi, sta... perché tra l'altro abbiamo beccato alcuni di voi. È una cosa che mi sta su, che YouTube mi tolga visualizzazioni e quindi profitti, ma non solo a me, a tutti. E anche a se stesso. Perché se tu cavi visualizzazioni... È una cosa stupidissima. Cavi visualizzazioni al sistema e quindi ci perdi tu, quindi che cazzo mi stai combinando? Non ci siamo. Non lo so. Quindi ragazzi, mi raccomando, condividete questo messaggio perché ci tengo davvero che si sappia il perché. Perché è proprio questo. Quindi l'unico modo perché voi riuscite a vedere sempre, riuscite a essere aggiornati con il vostro YouTuber preferito, comunque con quelli che seguite, è guardarli sempre, o comunque quasi sempre, e mettere e commentare. Io commentare, io ci sono rimasto malissimo. Commentare mi piace è una cosa imprescindibile adesso, perché altrimenti ti cala il rapporto di fidelizzazione con lo YouTuber. Ma cosa devo commentare? E ti nasconde i video dalla home page. Ma che cos'è? Cos'è? Ma è una vergogna. Trombone, sei bello. È una cosa, ecco. È sempre carino. È sempre un commento. Ma è vergognoso questa cosa di YouTube, secondo me. Davvero vergognoso, perché ci perde lui, ci perdono tutti gli YouTuber. Fa incazzare tutti. Ci perde chi segue altra gente. Perché io stesso seguo YouTuber e non trovo più i video nella home page. Perché magari non commento e guardo solo. Sì, davvero. Anch'io sono iscritto ad alcuni molto canali. Non li vedo più. Davvero. Quindi ragazzi, davvero, condividete il messaggio. Fate girare, perché il problema è questo. Dovete appunto commentare, mettere mi piace, essere più attivi, anche se non è colpa vostra, cioè ognuno ha il suo metodo di attività. Adesso YouTube ti impone questo, altrimenti ti perdi i contatti con il tuo YouTuber. Speriamo ci sia un miglioramento a questo. Penso ci sia un metodo tipo per chiedere a YouTube di aggiornarti ogni mese con i video dei canali a cui sei iscritto. Quindi praticamente se mandi un'email potete... a YouTube, cioè se andate a cercare da qualche parte. Scusi, signor YouTube. Devi essere tu, tra l'altro, ad attivare nell'impostazione del canale, mi sembra. Sette impostazioni di canale, impostazioni proprio di YouTube. C'è tipo una casella nell'impostazione dove si può spuntare, forse, magari con una cavolata. Comunque il modo c'è, se non è nelle impostazioni è in un altro modo, di ricevere una mail mensile o settimanale da YouTube con gli aggiornamenti su gli YouTuber che segui, sui video che caricano. Ma tu non puoi ridurre... Non su tutti, perché io la ricevo e non la ricevo anche su lì addirittura tutti, ci sono delle... Assolutamente sono delle, no. Delle controversie. Tu non puoi ridurre però uno spettatore a questo. Non puoi, cioè è come se alla TV... non so, io non guardo la Rai, per dire. Allora te non mi fai più vedere i programmi della Rai durante la sera, perché perché non lo guardi mai. Io non lo guardo mai, vabbè. Però quando capita la partita di Champions o la partita o la corsa di Formula 1 me la guardo. Allora, siccome però in generale non guardo, non guardo la mia visualizzazione, tu mi cavi dalla Rai dalla lista dei programmi TV. È lo stesso concetto. Puoi più guardare perché non te ne frega niente. Vero, non te ne frega niente. Vero, Tromba, non te ne frega niente. Non meriti di guardarlo. È una vergogna. Grazie mille YouTube. Comunque, sì, ecco, complimenti a YouTube e ai suoi moderatori che con questi aggiornamenti, anziché migliorare ciò che va migliorato, peggiorano ciò dove non c'è da peggiorare. Quindi ragazzi, questo è davvero il messaggio che volevo riferirvi. Condividetelo, fatelo sapere, mi raccomando, in giro. Dai Games Brothers è davvero tutto. Questo era un video appunto di informazione, prettamente appunto di informazione. Dai Games Brothers appunto è tutto, alla prossima. Ciao Tromba. Ciao Zambo. Ciao da Zambo. Ciao Zambo. Ciao ragazzi. Ciao.